Of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Looks like you got an object right in front of you, Mark. you looking out there. Never mind. 300 sightings since then, and I've talked to those pilots. And they know they saw something, and their radars locked onto it, and and then all of a sudden it was here on the surface, and then it's there, uh, and they don't know what it is, and we don't know what it is. Questa sera andiamo a vedere grazie al Black Vault, questo sito americano di questo signore che si occupa del tema UFO e richiede ogni volta il release dei documenti declassificati. Ci è riuscito anche l'anno scorso con il famoso caso degli avvistamenti da parte della marina militare e noi questa sera nella nostra prima parte andremo proprio a visionare la differenza tra il release del documento rilasciato al pubblico e quello che poi è stato declassificato, che è uscito qui in questi mesi. Ovviamente i documenti la maggior parte sono tutti censurati, oscurati perché si parla anche di sicurezza nazionale, quindi il rischio che questi documenti possano trapelare non solo a noi civili, ma anche ad eventuali avversari geopolitici è un rischio molto grosso, anche se poi ovviamente chi di dovere sa come far trapelare certe cose, il documento in analisi in questione era stato rilasciato nel 2021, come ho detto prima, e ringraziamo questo bel signorotto qui americano del Black Vault che ha fatto questa ricerca e è andato ad esaminare le pagine che sono state oscurate che poi grazie a lui e grazie alla FOIA, ovvero il Freedom of Information Act, sono state poi eh, declassificate. Andremo a vedere poi il paragone a destra e a sinistra fra quelle che sono le pagine. Uh, diciamo ufficiali e quelle non, andiamo avanti, perché mi sono insegnato i punti salienti e li andiamo a esaminare. Questo è l'Incipit, la prima pagina del documento che andremo ad esaminare che fa parte del report del 2021, nel momento in cui poi è stata uh, diciamo creata questa nuova Task Force inerente agli UFO, la UAP Task Force e la decisione di chiamare proprio uh, questo fenomeno sotto una nuova terminologia. Il perché? Perché nel corso di tutti gli anni il fenomeno UFO, che era preso seriamente all'inizio dalla maggior parte delle persone, è stato poi deriso ed accostato a cose di tutt'altro genere. Eh, quindi ora, con questo nuovo paradigma, che così è stato definito, si tende a cercare in maniera più specifica, con gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione, questo fenomeno per studiarli e capire quanto possono essere una minaccia uh, extraterrestre o quanto possono essere uh, una minaccia da parte di popoli uh, a noi vicini, quindi rivali geopolitici. Quindi andiamo direttamente al primo punto e qui vediamo la differenza. La differenza sostanziale è nelle prime pagine che mentre nel report pubblico che è questo che vedete in basso public report contiene la lista di quelle che sono le agenzie che hanno partecipato a queste indagini qual è la sostanziale differenza è che nel report classificato quello in alto compaiono anche il corpo ufficiale dei marini e la nasa che nel report pubblico sono stati oscurati forse non vogliono comparire tra quelle diciamo agenzie che si occupano del fenomeno quando poi in realtà anche la NASA, soprattutto la NASA credo che abbia le mani in pasta, soprattutto perché erano stati addirittura richiesti da parte della nuova task force che poi guarda caso è sparita e ora diciamo tra virgolette grazie anche a Biden eh, c'è un'altra task force per studiare questo fenomeno, avevano richiesto l'utilizzo di tecnologie come satelliti che puntano verso la Terra e diciamo tecnologia anche da parte della NASA per cercare di avere più mezzi a disposizione per studiare e uh, avere prove su questo tema e su questi avvistamenti. Andiamo un po' nello specifico uh, direttamente della prima pagina, però anche qui c'è un sunto di quelli che sono stati i primi avvistamenti che hanno poi portato a far uh, stilare questo testo. Qui vediamo a destra ovviamente la differenza, vedete in alto Public Report e a sinistra eh, vediamo quello declassificato e qui possiamo notare che la differenza di censura è relativamente piccola. Facciamo un attimo una sintesi, diciamo che la qualità di documentazione di questi avvistamenti non può darsi di arrivare a delle conclusioni inerenti a questo fenomeno, quindi siamo arrivati a delle definizioni. Uh, diciamo diverse, quindi ci sono diversi tipi di UAP che sta uh, il fenomeno per Unidentified Aerial Phenomena, quindi sono fenomeni aerei e non conosciuti, non riconosciuti, e quindi sotto questa cerchia rientrano diversi tipi, ovvero dai palloni sonda a fenomeni atmosferici a droni nemici e un po di tutto che poi andremo a vedere nello specifico eccolo qui ora andiamo nella seconda pagina qui iniziano le sostanziali differenze di censura e di oscuramento de, del report e diciamo sinteticamente che eh, su questa pagina 140 report ovvero avvistamenti denunciati 80 includono Visori di sensori multipli, ovvero sono stati visti da più uh, camere o attrezzature. E qui uh, arriviamo a un punto chiave perché lui dice c'è una piccolissima differenza nel report pubblico e quello che poi è stato rilasciato al congresso, anche se è una piccola frase, molto mh, sostanziale la differenza e il significato che gli si vuole attribuire. In questo report, la versione pubblica, ovvero quella che poi è stata rilasciata inizialmente al pubblico, dice che siamo stati in grado di identificare un solo uh, UAP, un fenomeno UAP, come un pallone sonda che si stava sgonfiando. Invece, d'altra parte, dice che eh. in una sola circostanza siamo stati in grado di identificare quello che è stato un pallone sonda, a fine periodo c'è scritto, gli altri casi rimangono senza spiegazione. Quindi su tanti casi le percentuali ovviamente si riducono, ma poi quelle che vengono rivelate al pubblico sono ancora meno. E sono arrivati nell'anno scorso 144 report da gente non qualsiasi, ma di personale dell'aeronautica, della Marina, della Guardia Costiera, dell'Air Force e di diverse agenzie di intelligence americane. E tutto questo nel report pubblico non viene scritto. E di questi 144 report da parte di fonti governative, 80 di questi report involgono osservazioni con sensori multipli, inclusi censura, censura e censura i rimanenti censura osservati che potrebbero essere so, oggetti o ap uh, gli incidenti osservati sono stati catturati da censura e vedere tabella 1 e 2 poi dopo ci sono delle figure da vedere ma le teniamo per dopo. Quindi, pagina numero 5 che sarebbe la seconda, mi sono segnato gli appuntini da Bravo Nerd. La parte censurata riguarda le specifiche delle piattaforme militari e questi tipi di sensori che eh, diciamo sono stati specificatamente, diciamo, ideati per qualcos'altro non sarebbero in grado di identificare il fenomeno UAP. E poi un'altra cosa importante in questa pagina che ci sarebbero anche le caratteristiche fisiche degli oggetti catturati e vengono censurati si parla di censurare l'altitudine addirittura qui nello nella parte in basso che vedete uh, tra il nero e il giallo evidenziato si parla di forme e dice le forme più comuni descritte dai militari sono a", e dice collegamento alla figura 1 che andremo a vedere a fine report uh, quelli dell'aviazione militare hanno descritto molti di questi censura oggetti come censurato o censura e censura e quindi diversi avvistamenti sono stati censura con forme di censura o a censura che senso avrebbe censurare la forma di un oggetto addirittura censurano a che altitudine sono stati avvistati nella prima parte in alto vediamo gli uappi avvistati di solito viaggiavano tra censura e censura L'altitudine variava per questi oggetti, ma frequentemente venivano registrati tra e tutto censurato, sopra ovviamente il livello del mare. Abbiamo tot casi, cioè dove tot è la censura di casi, in cui eh, gli osservatori abbiamo percepito che questi UAP dimostravano censura e in, e in altri casi in cui questi UAP venivano, diciamo... Dete no, detected, come viene solo in inglese <ride> E quindi venivano... No, come si dice detected in italiano? Aiutatemi eh. Avvistati, diciamo per così dire A tot piedi In 18 incidenti descritti In 21 report osservati Questi movimenti, dei, questi UAP avevano dei pattern Ovvero, de ora mi viene da dire di nuovo movimenti Avevano dei pattern un po'... Con delle caratteristiche particolari e eh, diciamo non si muovevano come un aereo di linea normale. Poi c'è la parte censurata e in alcuni di questi report descrivono il comportamento di questi UAP. Guardate la differenza tra la lunghezza del documento e della. Public report sulla destra e quanto è lunga la paginetta invece quello consegnato al governo. Uh, alcuni degli UAP rim sembravano rimanere stazionari uh, al suolo, andavano contro vento e facevano delle manovre che per gli aerei normali era abbastanza inspiegabile. Quindi, qui di Vallone Sonda non si parla, mi dispiace. In un piccolo numero di casi, questi UAP oppure questi fenomeni emanavano delle frequenze radio. C'è l'energia radio, eh, che era registrata dagli strumenti a bordo del, degli aerei. Ah, e qui c'è una parte molto interessante. E dice: Un pilota della marina ha notato che poi il vento era molto più forte di quello che si credeva. Faceva fatica a pilotare l'aereo. Poi, ovviamente, si parla di accelerazioni che fanno abbastanza rabbrividire ecco e qui si ritorna un attimo a quello che si era accennato prima ovvero uh, gli UAP nel report pubblico non possono essere definiti con una singola definizione perché il fenomeno è diverso e quindi non si può dare una singola spiegazione allora qui è molto interessante perché si parla di un avvistamento praticamente si parla di 5 oggetti secondo le dichiarazioni del pilota durante un uh, ora in un pilota di elicottero e le WSO hanno osservato diversi censura, poi oggetti muoversi approssimativamente. Censura, censura, uno di questi censura approssimativamente censura 5 censura oggetti, dei quali censura cioè, quindi, qui è tutto, tutto un censurare tutto un censurare sono stati avvistati diversi oggetti, forse 5. Qui, qui ovviamente andiamo nella specifica dei fenomeni quindi fenomeni uh, naturali possono essere naturali o atmosferici che possono includere cristalli di ghiaccio fluttuazioni termiche che si possono registrare agli infrarossi e grazie ai sistemi radar poi ci sono uh, le, i programmi di sviluppo industriale quindi alcuni di questi fenomeni possono essere attribuiti allo sviluppo programmi di intelligence americane poi la cosa che più preoccupa uh, gli americani di sistemi uh, stranieri avversari. Quindi che questi fenomeni avvistati che poi la maggior parte degli avvistamenti sono stati fatti vicino alle centrali di armi o centrali nucleari o comunque le facilities, come si dice in inglese, vicino agli stabilimenti, quello che preoccupa di più. Anche qui nel uh, Ecco, per quanto riguarda uh, gli sviluppi uh, di tecnologie da parte di enti privati, c'è cioè un bel po' di censura, perché qui dice, non so se leggete nella parte sinistra, quella centrale, we have, che è l'unica, diciamo in giallo evidenziata, abbiamo e poi tutto censurato. E poi si va a censurare la parte inerente al sistema avversario. Poi la parte finale, altri. altri possono essere descritti come oggetti o comunque probabilità di non identificare qualcosa, se dovuto al uh, limite di dati in possesso o alla, diciamo, alla scarsa capacità di analisi di eventuali oggetti di avvistamento che possono essere radar o simili la pagina 9 si va proprio nello specifico alla questione di sicurezza aerea quindi minaccia alla sicurezza aerea e probabilmente alla sicurezza nazionale diciamo che la preoccupazione inerente a questi fenomeni è la sicurezza aerea comunque si parla di navi spaziali che riescono ad avvicinarsi agli aerei senza però provocarne nessuna conseguenza fisica. Qui dice, un pilota ha brevemente osservato censura, 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 comunque ha censura, censura. C'è una collezione di dati, un programma di collezione di dati che poi mira a questo specifico, all'utilizzo di tecnologie più dettagliate ed avanzate per cercare di studiare questo fenomeno. Qui la pagina 10, qui si parla di come uh, acquisire dati la collezione, la risorsa e gli investimenti economici che andrebbero fatti. No? Dati i censura, la UAPTF, che sarebbe la UAP Task Force, pianifica di esplorare nel miglior modo possibile i di vari dipartimenti per cercare di acquisire poi queste te, diciamo, tecnologie e creare una sorta di community, no? di rinforzare questa community di ricerca. E ora guarda qui, questo è molto importante, qui si inizia la parte delle osservazioni. C'è una tabella dove si dovrebbe indicare, che ne so, tipo la specifica, chi l'ha vista, l'attitudine, la And longitudine, Io, diciamo sono le osservazioni rilasciate al governo del fenomeno qui si fa riferimento di nuovo al numero di prima ovvero in più della metà dei 154 report dal governo degli stati uniti osservato censura 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 hanno identificato quindi aerial phenomena UAP questa è la figura 1 dell'appendice diciamo fa riferimento a quello che è poi è stato visto diciamo che qui ci sarebbe l'immagine o la rappresentazione di quella che è il fenomeno aereo non identificato più comune questi potrebbero essere o foto o un screenshot di video come magari sono stati quelli dei radar che hanno fatto poi il giro del mondo. Quindi potrebbero esserci varie ipotesi, ma non c'è dato di sapere, almeno per ora. Diciamo dell'appendice A, quindi non è una pagina, è un appendice, qui si iniziano gli appendici. E dice, da quando è iniziata la task force della UAP, sono stati ingaggiati censura-censura e censura-censura che... Uh, I quali hanno informato il censura in questo report. La sezione sottostante uh, fornisce un breve sommario del contributo delle varie di, uh, agenzie di intelligence. E qui c'è la parte interessante che dice le immagini e i video catturati: censura, 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 e uh, la Marina Militare degli Stati Uniti ha censura, 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 nonostante l'uso di censura, censura, censura. Poi intelligenti di UAP Task Force, censura, censura, censura censura Human Intelligence U Mint sintesi uh, e qui c'è la misurazione delle, uh, e la firma intelligente. Per quanto riguarda la firma intelligente, abbiamo spesso parlato e continueremo poi a farlo. Qui uh, c'è un legame con l'FBI. Perché si fa riferimento alla sicurezza nazionale, quindi è un po' come se fosse una richiesta da parte della task force degli UAP di collaborare e chiedere aiuto all'FBI. Ah, qui parlano dei termini chiave no, della definizione. Quindi si fa la specifica del UAP, perché è entrato in uso ovviamente solo l'anno scorso, e di quello che poi sostituisce il fenomeno UFO. L'ultima paginettina, l'appendice d, d, che onestamente, non gli ho dato molto peso. For... Parla un po' di in per sommi capi anche delle diverse agenzie, un po' di, cioè, diciamo del, dei report nello specifico.